Università della Strada, un convegno sulle controculture, su mezzo secolo di controculture a Milano. Sabato 28 ottobre alla Casa della Cultura dalle 10 del mattino. Ci saranno più di 15 interventi di rappresentanti delle diverse controculture dagli anni 60 fino ad adesso. A ognuno dei relatori, che poi sono tantissimi, c'è Gianfranco Manfredi, c'è Carlo Boccadoro, c'è Matteo Guarnaccia, Finardi, Angela Valcavi per il punk, Pablito Il Dritto per il rave, Andrea Stadio e molti altri, faranno 20 minuti di intervento e chiediamo a tutti quanti loro di incentrare il racconto che faranno sulla propria controcultura partendo da un discorso, diciamo, psicogeografico. E per fare tutto ciò abbiamo una cartina di Milano che sarà dietro ai relatori e lo strumento sono questi piccoli spilli con la capocchia colorata. Colorata per ogni decade, visto che sono 5, ci sarà un colore diverso. Il rosa per gli anni 60, il rosso per gli anni 70, il nero per il punk e così via, per gli anni 80 il punk e così via. Ognuno dovrà fare i 5, 6, 10 appuntamenti di spillo colorato della sua decade. Per esempio, se si parla del punk, io dirò i primi punk si incontrano in centro, in piazza San Giorgio, davanti al negozio di New Kerry, e mettono qui il puntatore. Se invece devo parlare, non lo so, del virus, ad esempio, del virus, metterò il puntatore in via Correggio 18 e così via. Alla fine noi della giornata, che inizia alle 10 e finisce alle 18, 8 ore di conferenza bella tosta, perché poi saranno così, avremo un quadro della situazione delle controculture. Ognuno metterà 10, 20, pensate sono 15, è facile che ci saranno più di 200 spilli nella mappa, e così avremo un po' anche gli sviluppi, i nomadismi, le direzioni che hanno preso le diverse controculture. Mi raccomando, inizia alle 10 del mattino, il primo è il più anziano che parlerà dei beat, Gianni De Martino, alle 10 del mattino, quindi venite tutti quanti, perché uno deve avere anche un po' tutta la sequenzialità del discorso che faremo. Alle 18 io e Nicola, che abbiamo organizzato il tutto, Nicola Del Corno, faremo un po' le conclusioni.